Avete mai sentito parlare di un sentiero che vi porterà da un borghetto ad un posto incantato, raggiungibile solamente via mare o attraverso un trekking veramente impervio, a picco sul mare? Ecco, noi oggi abbiamo deciso di andare a percorrerlo. Ragazzi, oggi buongiorno marittimo, come vedete alle nostre spalle c'è il mare, stanno uscendo un po' di sole. Forse. Siamo partiti come al solito dalla nostra casettina Piacenza, direzione Riviera Ligure, esatto. E più precisamente... Oggi siamo a Camogli, perché da qui oggi partiremo per un, diciamo, un trekking molto molto per panoramico. La gioia di Giada, ma anche mia. Esatto. Però ci sta. Mentre domani, perché rimarremo qua 2 giorni, domani faremo un'esperienza più rilassante. Più da dolce vita, ecco, dolce più vita rilassante. Italiana. Secondo me, per me è più rilassante quello che facciamo oggi rispetto a quello che faremo domani, per i miei gusti, però... E solo che oggi ci tocca scappare. Oggi è lunga e tosta. Prima tappa fondamentale quando si fanno queste cose è procacciarsi il cibo. L'acqua l'abbiamo già comperata. E qua direi che andiamo lì. Focaccia, cioè siamo nel regno della focaccia, adesso andiamo a prenderci 4 slette di focaccia. Ci vogliono i viveri per essere in forza. Bisogna essere in forza. Focaccia presa in un negozio tipico che si chiama Carugi, come le viettine di questi borghi marinari che sono i Carugi liguri. Il percorso è semplicissimo da trovare perché parte proprio dal centro dei Camogli. No, lo troviamo, l'abbiamo già individuato, non siamo proprio pagliacci. E comunque vi daremo un po' di indicazioni perché strada facendo. Su internet comunque un po' di informazioni si trovano, però magari con un video riuscite a capire meglio dove andare. Visivamente vedendo i cartelli, gli incroci, chiaro, le cose. Quindi così se volete replicarlo avrete tutte le info sotto mano. Partenza proprio quello ufficiale è dal parcheggio, quello via Ferrari. Esatto, tra l'altro se arrivate anche solo presto, prima delle 9 e trovate dei parcheggi. Qualche posticino, noi l'abbiamo trovato. In questo fine settimana, che comunque in questa stagione. Però inizia esserci già un po' di gente, abbiamo trovato parcheggio facilmente. E da lì subito qui c'è la partenza, si paga con Easy Park, il parcheggio comodissimo. Non è economicissimo, però. Vabbè, però almeno era stato trovato. Le maschere si vendono a carne guarda. La tipica visuale, Giada che guarda il telefono, quello che ragazzi, vedo io... Allora, noi siamo su 3.000 piattaforme, quindi dobbiamo... Io soprattutto devo essere connessa su Instagram, tu sei lo youtuber della domenica, ragazzi, sono partito, scesi dalla macchina, sembrava ci fosse fresco, ho fatto 3 passi, sono già sudato da buttare, non oso immaginare arrivare alla fine. Primo, diciamo, incrocio o svincolo che si trova è subito all'inizio, c'è un ponticello e si vede il nome della via è San Rocco. Si prende la stradina che fiancheggia sempre questo torrentello e mo inizia il bello. Qui iniziano i 7 milioni di gradini. Diciamo che il percorso inizia subito power, inizia col dislivello dei gradini. Siamo veramente dei pagliacci, perché si vede da questo che noi non siamo dei grandi camminatore. Una cosa tra le tante cose. La principale ci siamo dimenticati a casa, le borracce. Ah sì, ragazzi, tra l'altro abbiamo praticamente una credenza. Piena di borracce. Piena di borracce. Piena, noi 100. Abbiamo dimenticato le borracce. Molto bene. Ovviamente. Poi vabbè. Abbiamo un po' l'abbigliamento. Vabbè. La panza sicuramente. Quali... Tecnici, no, comunque. Ci siamo. Abbigliamento ci siamo. Un po' naif. Va bene, assolutamente non avevamo preso da mangiare. Beh, la focaccia, come avete visto. Esatto, anche se ti dirò che da esperienze passate ci diceva la guida che bisogna mangiare e bere poco, mai sentito, però. La guida che avevamo preso, tra l'altro, per fare un sentiero, ragazzi, se siete appassionati. Sentiero dei fiori, bellissimo. Sentiero dei fiori, bellissimo. Su Altonale. Esatto, quindi tra Lombardia e Trentino. E c'è anche un pezzo di ferrata, dei ponti tibetani, insomma una figata. E la guida ci aveva detto di mangiare e bere poco. Soprattutto a me aveva detto che mangiavo troppo, infatti da lì ho iniziato a ingrassare. Adesso inizia la parte da fare in ginocchio come pellegrinaggio. Noi abbiamo già il piadone. Siamo già a pezzi.
Mi raccomando ragazzi, seguite sempre le indicazioni dei due punti, questo indica il sentiero corretto per arrivare a San Fruttuoso. Ovviamente ragazzi, ma non è così fino, cioè ridicoli noi fino alla fine, vero? Spero di no, però so che un po' di scalinate ci sono. Speriamo. Quindi, solo all'inizio dai, su piani. Arrivati alla prima sosta, che è San Rocco, dove c'è la chiesa, da qui esatto. Si gode di una vista incredibile, cioè, ne vale assolutamente non una, non due pene, esatto. Quindi il video finisce qui e noi siamo arrivati. Esatto. Perché non so se notate il colore della mia faccia, cioè bordeaux, tutto bordeaux. Bordeaux. C'è un barattino subito dopo la chiesa, super panoramico con tutti i tavolini. Quindi direi che potremmo anche concludere qui la nostra passeggiata e fermarci qui a bere degli spritz. No, promesse si mantengono, quindi avanti. La fatica si fa sentire, perché non lo neghiamo, andando avanti no. È faticoso, però poi quando ci si ferma in dei punti come questo, bellissimo, sì, lo so perché lo sto facendo. Hop, 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 hop. Piace? Dai, hop, hop. Poi sto anche tornando pian piano di un colore un po' più sano. Più o meno. Lungo il percorso poi si incrociano anche dei resti delle vedette militari che si utilizzavano durante la guerra per avvistare appunto il nemico che arrivava dal mare o per avvistare qualcuno che mangiava la focaccia. Tutta fiera della sua bella focaccia. È molto interessante da vedere perché non solo paesaggisticamente è bello, ma c'è anche un cenno storico. La deviazione del percorso, basta scendere un secondo all'incrocio dove c'è il centro visitatori, esatto. E ci sono le batterie, appunto, che sono questi bunker vedette da vedere. Adesso entreremo in una delle batterie, che è la 202esima batteria chiamata. Via. Visuale 300 soste, se mi fai fermare ancora una volta arriviamo domani l'altro, arriviamo a San Fruttuoso. È il programma della giornata. Vabbè, ma la giornata poi finisce comunque. Visto il cartello, in teoria mancava la borraccia, ma abbiamo recuperato l'acqua, ce l'abbiamo, il cappello, vabbè, tu sì, io come al solito niente, quindi mi assegnerò il cranio. Calzature idonee, sì, a sto giro ce le abbiamo, direi di sì. Quindi salutiamo Giada, che visto che non ha il cappello se ne dovrà andare, proseguirò solo io e vedrete solamente me. Ciao. 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 C'è il primo pezzo un po' sketchy che Giada ha già affrontato. Cioè, vediamo se ce la farò anch'io, dove bisogna tenersi un po' alla catena perché qui c'è un pezzo con una roccia molto esposta e probabilmente abbastanza scivolosa, quindi un attimino bisogna essere attenti. Siamo ancora fermi per un'altra sosta, perché devo mettere una storia, è il momento altro social, mi raccomando, vedete su Instagram, seguiteci anche su Instagram, sì. Che vi vediamo che non ci seguite.
stavo parlando del fatto che quando si fanno trek in questo tipo di esperienze bisogna avere l'attrezzatura adeguata, cioè c'è niente da fare. Quantomeno sì, gli scarponcini bisogna averli. Noi è capitato in altri trekking che abbiamo fatto, quei pochi che abbiamo fatto, spesso si incrocia gente di tutti i tipi, cioè con le ciabatte, con l'infradito, con i mezzi tacchi, col platico, cioè. Sul resto facciamo, nel senso non avrai i pantaloni e la maglietta. Tecnica va bene, uguale, cioè va bene, sì, pazienza, sarebbe meglio. Però le scarpe, raga, cioè, fondamentali, ragazzi, mi raccomando. Giuste. Attimi di panico, stavo per perdere il drone, non riuscivo più a capire, a ritrovarmi, non avevo preso punti di riferimento. Vorrei dire che il signorino qua dietro si gasa sempre tanto di aver fatto il fonico, di avere le orecchie buone. Di avere le orecchie buone. Sentivo il ronzio e guardava in su, invece io sentivo il ronzio e ho detto guarda che il drone è giù. E infatti avevo ragione. Una volta su un milione. Anch'io. Non mi giro, non saluto. No, no, tieni le mani e vai. Altro pezzettino sketchy, vedete già Giada che qui è bello, bello pendente, bello scivoloso, però è brava, si tiene le catene con calma. Io faccio i video intanto. Vai, vai, amore. Il battello, amore. Il battello. Chiamalo per il ritorno già. Oh, salutando già il battello, mi raccomando, prendiamo già appuntamento per il ritorno perché qui è bellissimo, però è impegnativo, impegnativo. Stiamo ragionando su quanto sarebbe bello in estate poi avere la barchettina e andare nelle insenature tipo quella lì giù, mettere l'ancora e stare lì tutto il giorno a rilassarci. Sì. Adesso al massimo noi ci andiamo col gommoncino a remi, al massimo. Vabbè, vai, dai! Che stambecco! Come l'hai vissuto quel passaggio impegnativo, l'ultimo? Bene, se non ci fosse stato tu a fare cosa? Farmi venire l'ansia. Davvero sportivi quali siamo, stiamo già pensando a dove andare a fare l'aperitivo a Camogli quando torneremo che avremo finito. Certo, bisogna avere sempre, ragazzi, un obiettivo. Se torneremo, sempre se torneremo. Sempre un obiettivo. Questa parte così in discesa, impegnativa, con tutte le rocce, tutto da tenersi, sta iniziando leggermente a urtarmi il sistema nervoso, leggermente. Altro motivo per cui siamo dei pagliacci mi è venuto in mente, è che si vede che non siamo degli esperti, ci siamo dimenticati la crema solare. Ah sì sì, è vero, è vero. Quindi secondo me stasera saremo viola, un probabilmente. Un rosso fuoco. Viola, vedremo. In realtà un po' in faccia l'ho messa. Io non riesco neanche a parlare. No comment, ragazzi, solo stanchezza, anzi. Lasciatecelo voi un comment. Dovete sapere se avete mai fatto questo trekking qua in Liguria, se ne avete fatti altri che ci consigliate, insomma. E se vi piacerebbe farlo. Attenzione se siete appassionati di trekking, comunque saremmo curiosi di saperlo. Cosa succede agli imbranati? Che, come ti avevo già detto 100 volte, le ho detto 1000 volte, non camminare con il telefono in mano, sempre a guardare il telefono, anche qua in mezzo, mi sono già arrabbiato 10 volte, infatti è partita da qui, con il telefono in mano, e le stavo giusto dicendo, metti via il telefono, e te è stata subito qua, perfetto, si vede già il segno. Vai, fai anche te. Raga, ne abbiamo appena vista una che...
correva. Una ragazza che correva, ma oltre al fatto, vabbè, già correre, voglio dire, noi siamo stanchi, abbiamo camminato, ma poi la sicurezza dove con cui metteva, in discesa perché eravamo in discesa, proprio curve strettissime, i piedi, cioè noi prima ci abbiamo messo mezz'ora solo a capire dove posizionare i piedi, lei galleggiava, volava il sasso, e lei due saltini è sparita, vabbè. Quasi emozionato, sì, mancano 10 minuti, ci hanno detto, e alle nostre spalle intravede là dietro già la Battia di San Fruttuoso. Il panorama è sempre eccezionale, ma sembra che ce l'abbiamo quasi fatta. Mi inginocchio quando arrivo come a vedere l'apparizione della Madonna. Dai, via, via, gli ultimi sforzi. Come abbiamo cominciato, così stiamo per finire, con delle scale. Finiamo, quindi deve essere un buon segno che Prega. Siamo qua. Grande gioia e con grande fatica siamo arrivati a San Fruttuoso, esatto, l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro non sono mai stata così felice di vedere un battello. Davvero. Perché, spoiler, torneremo col battello e non con le gambe. Momento meritatissimo e bellissimo. La fatica di fare 6 ore a piedi ripagato da un pezzo di fantaccia e acqua ancora un po' freddina, anzi ghiacciata, devo fare bagno perché era tutto fatto che non facciamo, ma aspettiamo un attimo, i piedi sei maletto, no? Ci sono dei colori che fanno impressione, siamo venuti qui, sono un piccolo molo leggermente, vedo, c'è anche staccato, un po' meno gente rispetto alla spiaggia principale, non oso immaginare l'estate, esatto, comunque ci sono dei colori davvero, c'è un azzurro ragazzi stupendo, aspetta, ne è valsa la pena, sì, decisamente. E adesso lui ti riporterà indietro. Raga. Visto che per fare una foto abbiamo perso il battello delle 4, delle scenate per fare una foto. 3 ore e mezza se non 4 di trekking, arrivi alla Battia di San Fruttuoso e non visiti la Battia di San Fruttuoso. Sì, va bene. Sì. Comunque abbiamo deciso di fare la visita, qui c'è la biglietteria, il costo del ticket intero è di 9 euro a persona. Esatto. E adesso vi faremo vedere quello che c'è. Prima saletto c'è un po' di maioliche. Esatto, e delle finestre, ti prego fai vedere quelle finestre alle tue spalle, raga. Aspetta perché mi aspetta. Ok, ora cioè, guardate che colore che c'è da quella finestra. È la vista. Una cartolina della Madonna. Parte bassa nei sotterranei c'è tutto pieno di stanzettine, un po' labirinto, di cunicoletti, esatto. Labirinto che è tutta la parte vecchia del monastero. Lorenzo era un po' scettico su questa visita, ma adesso che siamo arrivati in una parte quindi dei sotterranei, sì, dai, mi sto ricredendo. Vuoi il biglietto, dai. Sì, dai, ci poteva sta. Costare qualche euro in meno. Anche 5 euro dovevo dire. Ma comunque è molto carino. Ci sta. Ritorno, il tanto desiderato traghetto, finalmente, esatto, ci siamo su, siamo seduti qui, bei comodi, stiamo aspettando, esatto, di partire, spero di non vomitare, perché tempo c'è un po' di comunque un pochino così. Male, è proprio quello che soffro io, ma vediamo un attimino. Rientrati a Camogli, questa, esatto, giornata infinita, bellissima, ma lunghissima. Adesso macchinina e andremo, esatto, a Levanto. Abbiamo scelto proprio questo posto come base per i nostri giorni in Liguria. Abbiamo trovato un B&B comunque economico, adesso andremo a scoprire se esiste qualità prezzo. Sì, soprattutto se esiste.